forfè con la eliminazione di oneri burocratici, amministrativi e contabili, in modo tale che il lavoratore autonomo non sia costretto a spendere di più per dare la paga al consulente piuttosto che per pagare le tasse. Allora, questi sono ragionevolmente all'approvazione, che chiederemo ai gruppi di maggioranza all'atto della conversione in legge del decreto. Aggiungo quantomeno di recupero di emendamento l'adesione, la possibilità di adesione volontaria del voto significativo e subisce un colpo di frusta probabilmente ancora più rilevante di quello vissuto da molto lavoratori, ai quali possano almeno accedere con un'assicurazione, con una conveniente assicurazione pubblica su base volontaria. Dire della Camera quando il provvedimento era in procedura di infrazione, perché i tempi di pagamento erano 30-60 giorni, purtroppo in Italia accade. Questo sono dell'ordine dei 400 milioni di euro, per cui si tratta di grandezze che possono essere puntualmente definite come copertura. Come correttamente detto Angelino, è chiaro che l'onere è maggiore, per il primo, perché si tratta di un modo assolutamente giusto di procedere. Per quel che riguarda le coperture, data la dimensione, sempre dobbiamo costringere le imprese ad una revisione budget che fanno le imprese, ed è importante però, perché è lì che si formano le scadenze, ed è importante non modificarli molto, e quindi su questo sarà l'attività. La seconda invece è un affinamento della spending review. Come sapete, le cifre previste sempre dal commissario Contarelli sono, che bene che si tratta di cifre che sono assolutamente definibili, come ha già detto, deve essere una connotazione particolare anche all'interno del ruolo, perché non si confondano mai le due questioni. Grazie. Senatore Dalì. Io devo aggiungere veramente molto poco, che sono detto in maniera assolutamente esauriente, volevo semplicemente chiarire.